Basta! Buster si sta divertendo a sguazzare nelle pozzanghere fangose fuori da casa sua. Che caos! Guarda, è nonno Buzz! Ops, ora sono entrambi coperti di fango! Ma il nonno ha un piano! Dove sta portando Buster? Sono andati all'autolavaggio per farsi lavare! Evviva! Sembra che all'autolavaggio sia finito il detersivo! Ahà! Eccolo qui! Il nonno ne aggiunge un po' e Buster accende l'autolavaggio! Vai, Buster! Vai! Aspetta! È troppo detersivo, nonno Buzz! Buster è coperto di bolle di sapone! Com'è divertente! Bello scherzo, nonno! Ora tocca al nonno lavarsi! Sembra che Buster abbia un piano! Si vuole vendicare! Il nonno è coperto di detersivo! È molto buffo! Guarda! È venuto a lavarsi Terry il trattore! Oh, facci piano, Buster! È super insaponato! Fuoriescono un sacco di bolle! Oh cielo, che pasticcio saponoso! Otis non sembra molto felice! È ora di pulire il casino! Che buffa giornata! Buster, Scout, Bandito e Ash stanno facendo una gara! Buster e Bandito sono testa a testa! Ma Scout li sorpassa! Wush! Ha vinto Scout! Ottimo lavoro, Scout! È davvero super veloce! Che cos'è quel rumore? Un tuono! È in arrivo una tempesta! Devono mettersi al riparo o si bagneranno! Wow! Ash si è sporcato di fango scivolando su quella pozzanghera! Aspetta un attimo! A Buster è venuta un'idea! Wush! Scivolare sulle pozzanghere fangose è molto divertente! Potrebbero fare un gioco! Vediamo chi riesce a scivolare più lontano! Che bella idea! Bandito inizia per primo! Swish! È arrivato fin laggiù! Ma Scout pensa di poter fare di meglio! Vroom! Wow! Scout è andata più lontano di Bandito! Adesso è il turno di Ash! È così piccolo che gira su se stesso! È stordito! Ma è andato lontanissimo! Infine tocca a Buster! Whoosh! Oh oh! Sta andando fuori controllo! Ops! Buster ha spruzzato la mamma di fango! Sembra che sia ora che tutti i piccoli veicoli tornino a casa! Arrivano velocemente a casa di Buster, ma... Aspetta! Non possono entrare finché non saranno puliti! La mamma userà la canna per lavare via tutto il fango! Splish! Splash! Fatto! Ora tutti e quattro sono di nuovo puliti! La gara di slittamento è stata proprio divertente! Ash è andato a casa di Buster per giocare con lui! Sono entusiasti all'idea di fare dei giochi da tavolo! Il gioco di oggi è Scale e Serpenti! Che emozione! E Ash inizia per primo! Cinque, due, fa sette! Quindi Ash muove il suo segnalino di sette caselle! Adesso è il turno di Buster! 8! E si muove sul tabellone! Adesso tocca di nuovo ad Ash! Oh wow! Bel lancio! Sale su una scala! Adesso Buster! 5! Oh cielo! È retrocesso fino alla coda del serpente! A Buster non sta andando molto bene! Ops! Ha fatto cadere il segnalino! Cosa succede? È il nonno
terreno con tanti altri giocattoli con cui giocare. Ma gli sono caduti tutti. Ash lo aiuta a raccoglierli. Nessuno sta guardando Buster. Oh no! Ha spostato il suo segnalino. Questo è barare. Oh no! L'ha spostato sul traguardo, come se avesse vinto la partita. Ash è tornato. Sembra che il gioco sia finito. Buster ha vinto. Ash non capisce come sia successo, ma è felice per il suo amico. È strano. Buster dovrebbe essere felice di aver vinto, ma non si sente bene. Per niente. Buster ha imbrogliato. Non ha vinto in modo corretto, quindi non si sente a posto. Ma il nonno sa che l'importante non è vincere, ma divertirsi con il gioco. È il turno di Ash. Ash lancia i dadi. Wow! A momenti finiva sul serpente. Buster retrocede un'altra volta. Ci siamo! Ash ha vinto seguendo le regole. Ma Buster è felice per il suo amico. Si sono divertiti tantissimo a giocare insieme. La scuola è quasi finita ed è ora che Scout restituisca il fiore di cui si è presa cura. A chi tocca adesso portarlo a casa per prendersene cura? Evviva! È il turno di Buster! Buster guida molto piano. Vuole assicurarsi di tenere il fiore al sicuro. È ora di salutare Scout e Ash. Wow! Attento, Buster! Ci è mancato poco! Buster è così felice di prendersi cura del fiore che gli ha fatto un ritratto. L'ha anche portato a cena! Non penso che mangi le carote, Buster. Gli serve dell'acqua per crescere forte e robusto. Ma adesso è ora di andare a letto. Buonanotte, fiore! La mattina dopo, Buster è super entusiasta per la scuola. Fai attenzione, Buster! Non vorrai far cadere il fiore! Oh no! Il fiore è andato in pezzi! Ma cosa sta facendo, Buster? Lo sta nascondendo perché ha paura di finire nei guai! Buster sta facendo finta di essere malato. Ma non ha la febbre! La mamma ha capito. Buster non vuole andare a scuola con il fiore rotto. Pensa di aver deluso tutti. Ma la mamma sa cosa fare. Metteranno il fiore in un vaso nuovo di zecca. È anche meglio di prima. Ecco, come nuovo. Buster riporta il fiore in classe. Tutti sono entusiasti del nuovo vaso. Ottimo lavoro, Buster. Adesso tocca ad Ash occuparsene. Evviva! Guarda, è Buster e si sta divertendo a giocare nelle pozzanghere di fango. E quello chi è? È Cosy Coop. Buster adora farsi nuovi amici. Vuole che Cosy giochi insieme a lui. Cosy è un po' timido, ma Buster lo incoraggia. Giocare nelle pozzanghere di fango è divertentissimo. Cosy salta dentro. Hurra! Ora stanno giocando insieme. Hop, 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 tra le pozzanghere di fango. Splish, splash, splash. È stato divertente, ma ora sono sporchi di fango. È ora di andare all'autolavaggio a darsi una lavata. Eccolo! Buster mostrerà a Cosy come funziona l'autolavaggio. Buster lo accende. I rulli iniziano a girare e loro entrano. Ma aspetta, qualcosa non va. Sono ancora sporchi. L'autolavaggio non li ha lavati. Ci deve essere qualcosa che non va. Buster va a controllare. Cosy prova a premere dei pulsanti. Ups, il rullo colpisce Buster sulla testa. E questo cos'è? Il pulsante dell'acqua. Oh oh, cos'è quel rumore? Splash! Buster e Cosy sono tutti bagnati, ma sono ancora sporchi di fango. C'è qualcosa che non va nell'autolavaggio. Cosy entra e Buster guarda i pulsanti di controllo. Fatto! La leva è bloccata! Buster non riesce a tirarla giù. Wow! Guarda quante bolle! Che spasso!
Fiu, Otis la macchina della polizia ha spento l'autolavaggio. Almeno ora Buster e Cosi sono puliti. Ma guarda, Otis è ricoperto di bolle. Ups! Guarda, è Buster il bus. Ma, sembra proprio assonnato. Sta andando fuori strada. Oh no! Buster è finito in una pozzanghera fangosa. E ora è bloccato. Povero Buster, come uscirà da lì? La mattina dopo, Scout la macchinina va al garage di Buster. Ma, oh cielo, Buster non si trova da nessuna parte. Dov'è? Ma guarda, delle tracce di fango. Scout le segue per vedere dove si trova Buster. C'è Digli la russa. Scout gli dice che Buster è scomparso. Devono trovarlo. Scout e Digli lo cercano insieme. Guarda, una scia di dolcetti. Dove potrebbe portare? Wow, cos'è stato? Ah, Fiu, è solo Robin. Scout spiega che Buster è scomparso e Robin accetta di unirsi alle ricerche. Avranno maggiori possibilità di trovarlo se lavorano insieme. Il povero Buster è solo e al freddo. Scout guarda dietro gli alberi. Digli guarda accanto alle rocce. Cosa ha visto Robin? Altre tracce di pneumatici. Guarda, ecco Buster. È ancora bloccato nel fango. È qui da un sacco di tempo. Robin va a dire a Digli e Scout che ha trovato Buster. È proprio oltre la collina. Ecco il povero Buster. Digli e Scout possono aiutarlo. Lavorando insieme, Digli e Scout tirano Buster fuori dalla pozzanghera fangosa. Ecco fatto! Ora Buster è finalmente libero. È molto grato ai suoi amici per averlo salvato. Ora è tornato sano e salvo nel suo garage. Wow! Buster e i suoi amici sono usciti a fare dolcetto o scherzetto per Halloween. Buster ha un sacco di gustosi dolci nel suo secchio. Il nonno ricorda a Buster che non dovrebbe mangiare troppi dolci tutti in una volta. Ora Buster è in camera sua. E mentre nessuno lo vede, mangia tutti i dolci che può. Ai! Che male! Oh no! Buster ha un dentino che dondola. È davvero spaventoso. La mamma è venuta a chiamare Buster. È l'ora di cena. Lui nasconde il suo dentino dolorante. Non credo che voglia che qualcuno lo sappia. La cena è pronta. Quante verdure gustose. Ma Buster non vuole mangiare. La mamma capisce. Buster è stato sconvolto da qualcosa. Le mostra il suo dentino dolorante. Il nonno sa cosa fare. Dice a Buster di dare un morso a quella dolce pannocchia. Guarda, il dente di Buster è caduto. Non è stato difficile. Buster si sente molto meglio ora. Adesso è ora di andare a letto. La mamma dice a Buster di mettere il dentino sotto al cuscino. Mentre lui dormirà, la fattina dei denti verrà a prenderlo. Buster si sveglia la mattina dopo e... Wow! Una grande stella d'oro! Buster la indossa con orgoglio. Ora sa che non c'è da preoccuparsi se un dentino dondola. Buster e i suoi amici sono a scuola. E oggi hanno un ospite molto speciale. È mamma camion dei pompieri! Urrà! È qui per mostrargli cosa fa un camion dei pompieri. Se c'è un edificio in fiamme, dovete chiamare i pompieri il prima possibile. Cosa succede dopo? La macchinetta viene collegata all'idrante e... l'acqua spegne il fuoco! Evviva! E ora la pratica!
devono far cadere i coni con il getto d'acqua. Ash inizia per primo. Sì, bravo Ash! Poi Scout. Ups. Meglio, brava! Ora è il turno di Buster. Wow! Attento, Buster! È stata una giornata fantastica! Ma adesso mamma camion dei pompieri deve andare al lavoro! Ciao, mamma camion dei pompieri! Grazie! La giornata è finita e Buster sta tornando a casa! Ciao, Scout! Ciao, Ash! Cos'è? È fumo! Da dove proviene? Oh no! C'è un incendio! Cosa può fare Buster? Deve chiamare i pompieri! Buster chiede aiuto a mamma camion dei pompieri! L'insegnante si prenderà cura di Ash! Vai mamma, vai! L'incendio è là! Ah! E lì c'è un idrante! Il prossimo passo è collegare la manichetta! Oh no! Presto! Il fuoco è spento! Urrà! Ottimo lavoro di squadra! È il giorno dopo! Siamo di nuovo a scuola! L'insegnante invita Buster vicino a lui! Chissà perché! Guarda! C'è mamma camion dei pompieri! È qui per ringraziare Buster per il suo aiuto e premiarlo con uno speciale cappello da pompiere! Vai, Buster! È una bella giornata di sole nel cortile della scuola! E Buster e Scout stanno disegnando insieme! Oh oh! Sembra che entrambi vogliano il pastello blu! Buster lo strappa di mano a Scout e lei cerca di riprenderlo! Questo ha dato a Buster e Bandito un'ottima idea per un gioco divertente da fare tutti insieme, usando la loro immaginazione! Giocheranno a guardie e ladri! Buster e Bandito faranno i ladri! E Ash e Scout faranno i poliziotti che dovranno catturarli! Sono partiti! La caccia è cominciata! Buster e Bandito si separano! Oh no! Bandito è in un vicolo cieco! Ah! Ha un piano! Dove è andato? Aspetta un attimo! Quella scatola si sta muovendo! Ash, veloce! Puoi prenderlo! Salta dalla rampa! Vai, Buster! Chissà se Buster e Bandito riusciranno a scappare! Si stanno avvicinando tra loro! Wow! Attenti! Buster e Bandito sono finiti direttamente in prigione! Un urrà per i poliziotti, Scout e Ash! Devi cedere il pastello, Buster! È stato fantastico! Che gioco fenomenale! Adesso Scout può finalmente finire il suo disegno! Buster e Bandito sono liberi di andare! È stata una ricreazione proprio divertente! Buster e i suoi amici sono in vacanza al mare! Che giornata divertente! Wow! Il mare è bellissimo! Cosa c'è nell'acqua? Uno squalo! Buster è molto spaventato! Ups! Attenzione, Iggy! Mamma Bass sta facendo un pisolino sulla spiaggia! Buster sta cercando di spiegarle cosa ha visto! Ha
aveva una pinna spaventosa ed è saltato fuori dall'acqua. Era uno squalo! Mamma Bass non vede niente. Non preoccuparti, Buster. È tutto ok. Mamma Bass torna al suo pisolino. Buster è ancora molto spaventato. Chissà se lo squalo è ancora là. Eccolo! Vai, Buster, corri! Ops, di nuovo! Buster è ancora spaventato, ma vuole superare la sua paura. Sta tornando indietro. Ecco lo squalo! Aspetta un attimo, cosa c'è che non va? Lo squalo ha un dentino dolorante che dondola! Ecco perché sta saltando fuori dall'acqua! Non preoccuparti, squaletto! Buster può aiutarti! Sta cercando di attirare l'attenzione della mamma. Si è svegliata! Prende il kit veterinario. E poi mamma Bass corre in soccorso. Splash! Gnom! Gnom! Mamma Bass sta rimuovendo il dente dolorante dello squalo. Ce l'ha fatta! Hurra! Lo squalo adesso si sente molto meglio. Bravo, Buster! Non vede l'ora di mostrare il dente ai suoi amici. Oh, wow! È il momento del talent show di Natale! Bandito si esibisce per primo. Sta facendo dei trucchi di magia. Bel lavoro, Bandito! Oh, Buster sembra nervoso. Penso che abbia paura del palcoscenico. Povero Buster. Ecco Scout! Ora tocca a lei! Sembra proprio entusiasta! Oh, che bello! Farà un po' di giocoleria! Bravissima, Scout! Oh, cielo! Buster sembra ancora nervoso! Ha paura di salire sul palco davanti a tutte quelle persone! Urrà! Scout ha finito la sua esibizione! Ora è il turno di Buster! Oh, ma Buster non vuole salire sul palco! La mamma è preoccupata per Buster. Il palco è vuoto. Penso che la mamma abbia un'idea. Cosa succede? La mamma è salita sul palco. Sta incoraggiando Buster a unirsi a lei. Lo faranno insieme. Ecco che arriva Buster. Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale e di un anno d'amor. Che felicità, con Buster cantiam. Auguri di buon Natale e di un anno d'amor. Buon Natale! Ah, ottimo lavoro, Buster e mamma! È stato bellissimo! Ci sono Buster e Scout! Si stanno divertendo un sacco a giocare nelle pozzanghere fangose! Ma, oh no! La povera Scout non si sente molto bene! Ah, vabbè, potranno giocare di nuovo insieme domani! Ora Buster entra in casa e mangia uno spuntino. Ma, cielo! Non ha lavato le ruote fangose prima di mangiare quella mela! Non è molto igienico! E ha lasciato le impronte fangose delle ruote ovunque! Oh, cielo! La mattina dopo, la mamma va a svegliare Buster. Ma, oh no! Buster non ha per niente un bell'aspetto. Povero Buster! Wow, ho la febbre! Oggi dovrà restare a casa per poter guarire. Ora è il momento della medicina. A Buster non piace l'aspetto, ma la mamma sa che lo aiuterà a stare meglio. Ecco, non è stato così male. Ora Buster deve solo riposarsi.
La mattina dopo Buster si sente molto meglio. Anche Scout si sente meglio. Possono uscire e giocare di nuovo. Ma aspetta, la mamma dice che dovrebbero prima lavarsi le mani, così non si ammaleranno di nuovo. Ottimo lavoro! Aspettate, la mamma ha un'altra idea. Possono indossare anche queste mascherine per non ammalarsi. Fatto! Ora Buster e Scout sono pronti per giocare all'aperto in sicurezza. Sono così felici ora che si sentono di nuovo meglio. È una nuova giornata ed è ora che Buster vada a scuola. C'è Diggly! Possono andare a scuola insieme. Andranno a scuola di corsa. Whoosh! Mi chiedo chi sarà il più veloce. Wow! C'è un anatroccolo sulla strada! Dovrebbe stare più attento! C'è mamma anatra! Sta cercando di attraversare la strada con i suoi anatroccoli! Ma attenzione! Ecco che arriva Terry! Arriva anche l'insegnante! Oh no! Grazie a Diggly e Buster, la famiglia degli anatroccoli può attraversare la strada in sicurezza! Ah, stanno andando a nuotare in quello stagno! Oh oh, quell'anatroccolo sta tornando sulla strada! Ottimo lavoro, Buster! Ora gli anatroccoli stanno tornando sulla strada! Buster e Diggly li aiutano a attraversare in sicurezza! Anche mamma anatra sta attraversando! Complimenti a tutti per l'aiuto! Ma Terry e l'insegnante vogliono andare o faranno tardi? Aspettate un attimo! Penso che Buster abbia un'idea! Cosa stanno facendo con quelle vernici? Delle strisce arcobaleno? E dei cartelli? È un attraversamento per gli anatroccoli! Ora la famiglia degli anatroccoli può attraversare la strada in sicurezza ogni volta che vuole! C'è di nuovo l'insegnante! Gli sta dicendo di sbrigarsi! I ragazzi farebbero meglio ad andare a scuola o arriveranno tardi! Ottimo lavoro, ragazzi! Ecco Buster e Robin! Sembra che Buster si stia davvero gustando quella gomma da masticare. E quello cos'è? Un messaggio in una bottiglia! Chissà cos'è! Wow! È la mappa di un tesoro! La X indica dove è nascosto! Buster e Robin vanno a cercare il tesoro sepolto. E ora, da che parte dovrebbero andare? C'è il molo! E guarda! Là c'è l'isola deserta! L'hanno trovata! Oh oh! Le acque sono piene di squali. Dovranno trovare un modo sicuro per attraversarle. Guarda, c'è Katrina, la barca a vapore. È bloccata sulla spiaggia. Ha bisogno di una spinta per tornare in acqua. Così, Buster, ben fatto. Ottimo, Katrina è tornata in acqua. Oh cielo, c'è un buco! Katrina potrebbe affondare se nessuno pensa ad aggiustarlo. Penso che Buster abbia un piano. Chissà cosa farà con la gomma da masticare. Oh, sta usando la gomma per tappare il buco! Che astuzia, Buster! Ora gli squali non potranno catturarli! Prossima fermata, Isola del Tesoro. Fantastico! Buster è arrivato sull'isola! Ora deve solo trovare il tesoro. È qui da qualche parte! Eccola! La X indica il nascondiglio. Buster scava. Wow! Un forziere! Guarda, una moneta d'oro! Chissà come la utilizzerà Buster. Guarda! Diggly sta sistemando Katrina e richiude il buco. Oh, Buster usa la moneta per pagare Diggly. Ha voluto offrire il suo aiuto per ringraziare la sua nuova amica. Che fantastica avventura! C'è Buster il bus! Guarda! Ha visto un carinissimo coniglietto di Pasqua! Oh, Buster si è trasformato in un bus coniglio! E ora farà per noi il ballo del coniglio! Salto, salto, salto!
Poi si muove la coda. Ottimo! Poi si salta più in alto che si può. Proprio come un coniglietto. Poi si muove il naso. Bene, hai capito. È stato divertente. Coda, coda, coda. Salto, salto, salto. Stai andando alla grande. Coda, coda, coda. Salto, salto, salto. Fai la giravolta e muovi il naso. Sì. Ehi, c'è Scout la macchinina. Penso che anche lei voglia imparare il ballo del coniglio. Sei pronta? Salto, salto, salto! Poi muovi la coda! Sì! Ora salta più in alto che puoi! Più in alto! Poi muovi il naso! Fatto! Scout ha imparato! Ora guarda questo! Ondeggia a sinistra! Ondeggia a destra! Ondeggia più che puoi! Ehi, è divertente! Coda, coda, coda! Salto, salto, salto! Esatto! Coda, coda, coda! Salto, salto, salto! Sì! Oh, Buster stava solo sognando! Ma non importa! Abbiamo comunque imparato un fantastico balletto nuovo!